Oggi si celebra innanzitutto il sacrificio di tanti che hanno perso la vita per un valore fondamentale che è quello appunto di restituire il paese alla democrazia. Non dimentichiamo che la nostra città si è liberata da sola l'11 agosto, mentre il 25 aprile rimane per tutti noi una data nella quale ritroviamo, riscopriamo un senso di identità e di memoria per tutto il paese. Le celebrazioni per il 25 aprile, il secondo, a partecipazione in presenza vietata o quantomeno limitata per il Covid, sono cominciate a Firenze dal Memoriale dei Caduti in Piazza dell'Unità, per poi passare allo Stadio Franchi, nel luogo in cui nel marzo 1944 furono trucidati cinque giovani mugellani che non si vollero arruolare nell'esercito repubblichino. Quest'anno abbiamo lanciato a livello nazionale, come ANPI nazionale, questa iniziativa, la deposizione di un fiore in tutti i luoghi della memoria, più conosciuti e meno conosciuti. Qui siamo a Dicomano, uno dei moltissimi comuni in cui sono stati deposti i fiori per i partigiani, presso una piramide e una nuova targa che ricordano le vittime della Resistenza e una lapide che ricorda i morti in un bombardamento del 1944.